Siamo passati alla gara che probabilmente chiudeva il mattino. Qui vediamo anche il dottor Antonio Stinchetti, sempre presente anche il giorno di Pasqua. Dicevamo alla gara che probabilmente chiudeva la mattina dopo la categoria esordienti del primo anno, esordienti del secondo anno, vinte da Edoardo Agnini nel primo anno del Team Valdinievole. E poco fa abbiamo visto la vittoria, l'assolo di Cristian Gamba della Trevigliese. Siamo passati alla categoria degli allievi al maschile, con qui vediamo gli atleti del Il Pirata Official Team, anche quelli della Mille Luci in prima fila, pronti a partire per quello che sarà ovviamente sono 46 km da percorrere, 46 km da percorrere per questi atleti. Vediamo che si stanno schierando tutti piano piano al via di questa gara, la terza ovviamente della mattinata. Loro ovviamente faranno un totale di 21 giri, quindi 21 giri da percorrere. Qui vediamo anche Daniele Brotini che è immancabile, sempre lì. Veramente instancabile è stato in queste due giornate, si è dato da fare veramente. Gianni Cantini ha in mano la bandierina per dare il via, e è proprio Gianni Cantini a dare il via per la categoria allievi, dopo aver visto il via dato da Fabbri per le prime due gare. 21 giri da fare, 21 tornate veramente di questa gara, e vediamo che sono le maglie del Pirata Official Team che stanno pilotando il plotone. Vediamo anche la maglia di Ivan Toselli, campione italiano di categoria, sempre nelle prime posizioni del gruppo. Vuole ovviamente portare a casa un risultato importante. Chiaramente non è forse la gara migliore per lui, visto l'arrivo in pianura così, però hanno anche altre frecce al loro arco. Ci viene da dire ovviamente ad esempio Ficaccio, vincitore della gara della Coppa di Nodiddi l'anno scorso. Ancora maglie del il Pirata Official Team davanti, gruppo che però rimane compatto nonostante le sollecitazioni, ma vediamo che la selezione, anche data il forte vento laterale che c'è, viene fatta da dietro veramente con la maglia dell'Empolese. Vediamo, abbiamo, diciamo che con la maglia dell'Empolese dobbiamo sottolineare che c'è uno dei favoriti quest'oggi, che è ovviamente Giulio Pavi degli Innocenti, fresco vincitore domenica scorsa. Quindi sicuramente vorrà ripetersi e vorrà essere ovviamente anche uno dei favoriti. Noi ricordiamo anche alcuni sponsor della manifestazione, come ad esempio il gruppo sportivo Stabia, il gruppo sportivo Iperfinish, la White Color Edilizia, che ha dato ovviamente, ha concesso che ha offerto le coppe, la Banca di Cambiano, il Banco Fiorentino Mugello in Pruneta Signa, l'Area Service di Montopoli, la Unipol, l'Agenzia di San Miniato Basso. Anche ringraziamento ovviamente a tutti i volontari della Ciclistica San Miniato Santa Croce, soprattutto i genitori, all'Associazione Nazionale Carabinieri di San Miniato e alla Croce Rossa di Pontegola per il servizio sanitario. Qui abbiamo visto passare il gruppo che rimane sempre compatto, molto allungato, ma rimane compatto. Diversi scatti in testa alla corsa, sono partiti in 94 atleti, e vediamo che ora stanno provando a venire via anche le maglie del team Franco Ballerini. Era Niccolò Iacchi in testa al gruppo in questo momento, ha sfiorato la vittoria all'esordio alla Coppa CEI, veramente di pochissimi. Poi è arrivato Basso che è riuscito a batterlo, ma veramente brillante il corridore di Rufina che è riuscito, che corre nelle file quest'anno della formazione del team Franco Ballerini. Vediamo che stanno sempre da il gruppo che è sempre pilotato, si vede proprio la macchia rosa blu della forma fucsia blu, possiamo dire, della formazione del Pirata Official Team. Diversi gli atleti, diciamo che corrono tutti davanti, pochi sono gli atleti, diciamo quasi nessuno è nelle retrovie del gruppo, sono tutti nelle prime 20 posizioni gli atleti del il Pirata Official Team. Anche questo ovviamente fa inorgogliosire ovviamente un presidente come Andrea Campagnaro. E qui abbiamo visto che il gruppo, che ora era tirato dalla formazione della polisportiva Fiumicinese, occhio a Enea Sambinello, anche lui possibile favorito di questa, o outsider di questa manifestazione. Gruppo che però sembra aver diminuito la propria marcia. Vediamo che sulla destra sono sempre le maglie del Pirata, ma anche quelle della Foscovessi si vedono lì davanti. Si arrivano anche, occhio a Damiano Petri ad esempio, ci viene in mente per la formazione della Foscovessi di Calenzano.
però stanno prendendo di nuovo in mano le operazioni, le formazioni del Pirata, corsa fin qui, veramente. Siamo all'ultimo giro, ultima tornata, ultimi 2000 metri, vediamo Ivan Toselli che chiama a raccolta i propri compagni di squadra, si arrivano anche le maglie del team Val di Nievole lì davanti, occhio ad Aleandro Di Riccio, vincitore a Punta Sieve esattamente 7 giorni fa, arrivano anche il treno della Fosco Bessi, si organizzano i vari treni per la volata, occhio, abbiamo detto la Fosco Bessi può vantare, abbiamo detto Petri, ma abbiamo visto Toselli chiamare i compagni di squadra, organizzazione perfetta fin qui della Il Pirata Official Team, stava cercando ultima curva, sono le maglie della Fosco Bessi di Calenzano che stanno lanciando la volata, tre atleti in testa della Fosco Bessi davanti, poi vediamo, arriva, sta per uscire una maglia della Fiumicinense, Enea Sambinello che, vediamo se è Sambinello, vediamo, stanno cercando, no, Sambinello in seconda ruota, gli stanno, Sambinello esce ora in questo momento, Sambinello testa a testa, c'è anche Anguillesi, prova a uscire Cozzani, vediamo Sambinello testa a testa, va a vincere Eneo Sambinello della Polisportiva Fiumicinense davanti a Gabriele Durelli della Ciclistica Trevigliese, terzo Alessio Anguillesi della Coltano Grube Costruzioni, quarto Federico Cozzani della Termola Spezia, quinto Marco Merola della Besti di Calenzano, sesto Santiago Di Riccio del team Val di Nievole, settimo Andrea Stefanelli sempre team Val di Nievole, ottavo Jacopo Ficaccio del Pirata Official Team, nono Niccolò Iacchi del team Franco Ballerini e decimo Valerio Doddis della Ciclosport. Grandissima volata è stata questa, una volata perfetta della Polisportiva Fiumicinense che ha visto, veramente si è voltato il compagno di squadra, è partito subito Enea Sambinello, grande rimonta dobbiamo dire di Durelli che era rimasto dietro imbottigliato, grande rimonta anche di Cozzani, però con queste immagini andiamo alle interviste. Enea Sambinello, Polisportiva Fiumicinese, allora una bellissima volata per te che ti ha regalato il successo, è stata una corsa un po' movimentata però alla fine sei riuscito a uscire. Sì, è stata una corsa molto movimentata, si era anche messa male per noi perché il nostro velocista bolognese ha rotto una ruota, però siamo riusciti comunque a organizzarci e a lanciare bene la volata e siamo riusciti a vincere. Un ultimo chilometro un po' movimentato, c'è stata anche una caduta, sei riuscito però a evitarla, no? Sì, la caduta è stata la mia ruota, è caduto anche il mio compagno di squadra che stava cercando di tenermela, però sono riuscito a evitarla per fortuna. Mi dispiace per tutti quelli che si sono fatti male. Una dedica speciale per questa vittoria? Dedico questa vittoria a tutti i miei compagni di squadra, in particolare Nicolò Papa che mi ha lanciato perfettamente e a Thomas Bolognesi che purtroppo non ha potuto terminare la gara. Gabriele Durelli, Ciclistica Trevigliese, allora un secondo posto bellissimo per te, no? Una volata che ti ha permesso di cogliere questo posto? Sì, è stata una gara molto veloce, contro scatti, ma alla fine siamo arrivati in volata e sono riuscito a portare a casa un secondo posto. Ecco, era quello che ti aspettavi, aspettare la volata? Comunque vi siete mossi parecchio durante la corsa. Mi aspettavo di provare ad andare via in fuga, cercare qualche gruppetto per andare via, ma non ci siamo riusciti e siamo arrivati in volata. Alessio Anguillesi, Coltano Grube Costruzioni, insomma un percorso abbastanza veloce, il vento a farla da padrone, una volata che ti ha permesso di cogliere questo podio. Sì, è stata una corsa molto dura, soprattutto molto movimentata, con molti scatti da parte della Fiumicinese e la squadra del campo italiano. In volata ho cercato di prendere la ruota di Sambinello, poi a 100 metri sono uscito e fino a 50 metri ero davanti e poi mi hanno ripreso e ho fatto questo ottimo terzo posto. Magari se è stato ripreso, il vento ovviamente è stato anche un po' decisivo sulla volata. Sì, infatti l'ho presa un po' molto, molto lunga, però vabbè, si vedrà alla prossima.